Croste è un testo che prova a riflettere sulle rimanenze, quindi appunto sulle croste delle proprie perdite. Croste che possono essere intese come le croste sull'intonaco, quindi come un segno del passaggio del tempo, ma anche come le croste di un corpo, quindi come un residuo temporaneo di una ferita. C'è questa protagonista che è Nina, che viene seguita nel suo percorso di sottrazioni proprio, quindi nelle lacune che via via le si formano intorno. Difatti, durante la narrazione lei perde un po' tutto, perde amici, perde amanti, perde memoria, perde storia familiare, perde corpo e guarda a tutte queste cose che marciscono, che si decompongono con un certo terrore per questo disfacimento che lei non vorrebbe. Quindi in questo senso Croste è anche una sorta di processo di bonifica in cui Nina prova appunto a liberarsi delle scorie, delle cose che sono andate perdute, ma finirà forse per perdere anche un po' della sua identità e non saprà più che farsene di se stessa. In quei pochi giorni di convivenza casuale erano andati una sera al supermercato e avevano fatto la spesa. Lui le chiedeva se le andasse bene la mozzarella o preferisse dell'altro. Le proponeva di mangiare piadine per cena. Si orientava in quel perimetro di alimenti con una sicurezza pragmatica che le faceva venir voglia di piangere. Era quello che le mancava da sempre. Sapersi muovere negli spazi senza averne paura, considerare tutto alla propria portata, essere abitanti. A un certo punto della narrazione Nina eredita una cantina, questo spazio dove sono ammassati degli oggetti a lei sconosciuti, oppure che un tempo aveva anche conosciuto ma di cui si è dimenticata. Ecco, la struttura di Croste voleva proprio essere, cioè, restituire questa immagine della cantina, ovvero essere uno spazio in cui mettere elementi anche slegati tra di loro, che però restituissero poi un ammasso di cose, che poi mi sembra un'immagine che possa adattarsi anche alle persone, alla persona di Nina, per esempio, intesa proprio anche lei stessa come uno spazio che conserva memorie che molto spesso però sono dimenticate e che sono tutte quelle cose che anche nel testo vengono descritte come cose che non si possono più tenere, ma che non si possono nemmeno buttare e che quindi hanno bisogno di uno spazio in cui semplicemente stare, in cui giacere. Croste è la struttura di Croste diventa quindi la cantina che racchiude questi frammenti o questi frantumi che dir si voglia, ma diventa anche nello stesso tempo Nina, ovvero una persona la cui identità è costituita di tanti elementi che sono tutte le cose che si ricordano, ma che sono soprattutto le cose che non si ricordano più. Nina era felice in un modo che le risultava nuovo e triste per la consapevolezza che iniziava sempre così, la fine. Con lei che non sapeva abituarsi a condividere le cose normali. Sentiva di doversi scusare per quel mondo che si infiltrava tra loro e li costringeva a comprare mozzarelle e addentare piadine. La imbarazzava quel desiderio di voler condividere la cena e la terrorizzava la possibilità che lui lo intuisse. Poi lui aveva comprato un cestello di acqua frizzante e il pensiero che il frigo di Nina, la casa di Nina, avrebbe accolto quelle bottiglie estranee destinate a un altro da lei e a lui solo era stato troppo. Troppa gioia. Troppa paura.
troppo da diventarci pazza. E forse il fulcro erano davvero loro, le bottiglie, piene di acqua frizzante che Nina non beveva. Questo le scocciava, l'incombenza di doversene disfare, l'impiccio, l'intralcio. Lei non l'avrebbe fatto, riempire il frigo di qualcun altro con qualcosa che solo lei avrebbe potuto consumare e poi andarsene, lasciar stare. Se comprava dell'acqua, la beveva Nina. Se comprava dell'acqua, era acqua naturale. Nello scrivere questo romanzo, devo dire che inizialmente io avevo in grande antipatia il personaggio di Nina, perché questa sua estraniazione rispetto a tutto, rispetto agli altri, rispetto al mondo, mi restituiva un senso di disadattamento o di incapacità, incapacità di stare al mondo proprio. Questa antipatia, questo fastidio che provavo anche, sono scomparsi nel momento in cui sono riuscita a mettere maggiormente a fuoco che cosa davvero muovesse Nina, che ho scoperto essere non un'incapacità o un senso di disadattamento, ma anzi direi una profonda integrità e anche una temerarietà nel voler portare avanti un desiderio che forse è più un'utopia, che è coraggioso, che è il desiderio di voler esistere senza condizioni, senza scorie, senza parti marcescenti, e quindi in una dimensione dove il tempo che noi ci portiamo dietro ci ha fatti arrivare fin lì, ma non ci fa decomporre. Quindi volendo anche una dimensione acerba, dove però l'idea che c'è è solo l'idea di futuro, e quindi in un certo senso un'idea molto, molto pura di vita. Chiamare qualcuno per nome è già possedere. Per questo lui era soltanto lui. Nina non lo nominava e se le capitava di doverlo fare sentiva subito un rimprovero, una paura. Un bevitore di acqua frizzante, un promotore di piadine per cena. Era meglio che lui fosse le cose che faceva, era meglio pensarlo concreto e quindi fallibile, e non astrarlo. Non credere che il punto fosse in tutte le cose che invece non faceva e non diceva. Se Flavio fosse stato ancora suo amico, le avrebbe detto che si nascondeva dietro questioni di concetto, ma era semplicemente codarda. Per Fiona, invece, tutto poteva essere catalogato alla voce bizzarrie da intellettuale. A che cosa fosse rimasto, oltre a quelle bottiglie di acqua frizzante, ci avrebbe poi pensato un giorno. E sarebbe stato un giorno di lusso, un giorno senza nulla di più urgente a cui pensare. Ho scelto di aprire il testo con un esergo che è un estratto dell'Arte della Gioia di Goliarda Sapienza, che leggo. La memoria, come chiave della nuova visione, diviene ora il mezzo primo per consentire il viaggio aritroso nei boschi sotterranei dei ricordi apparentemente dimenticati, ma che riportati alla luce, riordinati, liberati da muffe e croste, rivelano mosaici di gemme splendenti per la comprensione della vita propria e degli altri. Questo era un brano che mi aveva molto colpita nel momento in cui lo avevo letto, che era anni fa, ma io stavo già scrivendo Croste. Mi aveva colpita sia per la tematica, insomma, della memoria, sia perché citava queste croste e queste muffe di cui bisogna liberarsi.
Però essendo Croste un testo che va a sottrazione, in qualche modo ho sottratto anche a Sapienza e le ho sottratto Le gemme splendenti, cioè l'idea che andando a scavare poi si riporti alla luce qualcosa di prezioso. Il mio testo parte da questa suggestione molto bella, però poi in qualche modo l'affronta in maniera polemica, andando in contrasto. In Croste è presente un'altra allusione che è più nello spirito del testo, che è quella allo slittino Rosebud del film Quarto Potere di Orson Welles. Ecco, lo slittino va proprio in antitesi rispetto alle gemme splendenti di Sapienza, perché invece simboleggia una memoria che va perduta, un ricordo che muore insieme alla persona che lo custodisce. C'è l'immagine finale del film, che è appunto questo slittino che viene dato alle fiamme perché nessuno ha capito e perché nessuno è riuscito ad andare così tanto in profondità. Poi ci sarebbe ovviamente da chiedersi se si possa andare così in profondità nella vita delle persone. Questa immagine per me è proprio il simbolo di queste scorie di cui noi tutti siamo fatti, di cui è fatta Nina quantomeno, e della impossibilità e dell'incapacità di esistere nel momento in cui esse non esistono più.